dall'interno di questo cruscotto sventrato, questo cruscotto devastato, sventrato, condurremo oggi degli esperimenti. E il primo di questi esperimenti riguarda l'uso di questo calcolatore elettronico, il quale sarà presto collegato alla centrale elettronica che governa questa panda, che è una 900 iniezione elettronica Fiat Panda Young anno 2000. Collegheremo il calcolatore elettronico alla centrale elettronica che comanda questa panda tramite questi oggetti, che sono le opportune interfacce che adesso per la prima volta andremo a collegare. Apriamo il cofano. Operazione relativamente semplice quella dell'apertura del cofano, alla quale dedicheremo un opportuno video, come si apre il cofano di una panda. Bene, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il connettore della presa diagnostica per la centralina elettronica, che io questa centralina elettronica non so neanche dove cacchio sta, perché non l'ho mai vista. Questo filo va. Dove va? Va qua sotto. Vabbè, me ne fotto. Noi apriamo qui. Con una mano è veramente complicato. Ed eccola la presa diagnostica della panda. Seguendo un video su YouTube, ho acquistato le giuste interfacce, perché questa è un'interfaccia OBD1, quindi il vecchio modello Magneti Marelli Fiat, e quindi serve un cavetto apposito, che è questo nero, che converte l'OBD1 nel 2, suppongo, nel connessioni del 2. Attraverso poi questo cavo USB si va al computer. Io sul computer dovrei avere già installato tutto. Driver, software, eccetera, perché questa roba purtroppo gira solamente sotto Windows, pare. La mia intenzione sarebbe di avere tutto sotto GNU Linux, però questo sarà un secondo passo. Quindi ora cosa farò? Collegherò questo connettore in questo modo. Con una mano è complicato. Vediamo se riesco a fissare il cellulare. Ah, bene. Connettore non entra. Già iniziamo bene la giornata. Ma che cazzo è? Allora, la guida è qui, il connettore è qui e non entra. E non ci sono cazzi, non entra. Lo giro al contrario e non entra. Come porcaccia la miseria è. Forse devo esercitare una violenza inaudita. No, questo connettore non entra. Non capisco perché. Cosa c'è che non va? Perché non va? Eppure la guida è la stessa. Andiamo bene. Primo tentativo, già siamo nella merda. Fatemi prendere gli occhiali. Quindi ho preso l'interfaccia che è questa, il connettore è questo, qui c'è la tacca, lì c'è la tacca. Per quale Gesù di motivo non entra? Perché questi pin sono troppo grossi. Sono i pin che sono troppo grossi. Ma come cazzo l'hanno fatta sta interfaccia di merda? Cinesi del cazzo. Cinesi di merda. Come l'avete fatta sta cazzo di interfaccia? Infatti sbatte qui e non entra. Ma guarda tu se devo bestemmiare. Va bene. Siamo fottuti, non posso fare un cazzo di.
dopo essermi già tagliato un dito, questo qui, dopo aver provato a forzare il connettore, a creare degli incassi nel connettore, dopo aver bestemmiato il Signore, alla fine è saltato fuori uno di questi contatti, e quindi adesso io farò una ripresa per vedere i colori. Quindi rosso e bianco, nero al centro e verde dal lato della tacca in basso. Quindi così e così. Ecco, così. Dopodiché questo l'ho scippato. Ora scippo anche gli altri due con una violenza inaudita probabilmente. Vediamo di collegarli al volo. Tra parentesi, adesso il connettore senza spinotti entra, che è una meraviglia. Quindi il connettore è proprio il suo. Sono i cinesi di merda che hanno fatto questi troppo larghi. Ma adesso noi glieli ficchiamo di forza. Ed ecco fatto. Sono ficcati così, con questo per così, quindi l'attacca qui, quindi l'attacca interna. Dove cazzo è l'attacca interna? Non si vede un cazzo. Ah, l'attacca interna è lì. Perfetto. Quindi così. Forse se io scasso tutto questo e gli creo lo spazio e poi lo silicono, posso recuperare questi, infilarli dentro e creare il connettore adatto. Oh, ma proseguiamo. Adesso, dopo aver collegato questi stracazzo di contatti, è il momento di, dopo aver fatto questo orrore, smontando questo schifo, è il momento di collegare questa e alimentare dalla batteria. Quindi questa la colleghiamo, dopodiché questo lo mettiamo qui, il cavo USB lo sbattiamo in auto. Ecco fatto, con odio. A questo punto qui, se ovviamente questo cavo si girasse in modo umano, noi avremmo un LED visibile. A questo punto negativo qui e positivo. Maledizione, ma tutto contro oggi. Ma che cazzo è? Ecco qua. Vediamo un po'. Sì, si accende. E allora accendiamo. LED acceso e vediamo se esce del fumo. Non mi pare che ci sia del fumo, quindi proseguiamo a bestemmiare all'interno. E vediamo quale altra sorpresa avremo. Ok, quella merda di Windows è partita. Ora vediamo se ficco l'USB, se va a fuoco il portatile. Ecco fatto. USB ficcata. E non vedo succedere niente. Perché? Ha riconosciuto il device, me lo vuoi dire? Maledetto Windows di merda, o sta ancora frullando l'hard disk? Aspettiamo un po' e vediamo. Sì, il device viene riconosciuto, perché quando lo ficco succede questo. Se trovassi il cazzo di connettore, il suono. A questo punto lanciamo il software che ho installato, che si chiama IAV Scan 2. India Alpha Whiskey Scan 2, che se non mi sbaglio, no, non si trova qua. Ho aperto ovviamente la cartella sbagliata. Si trova qua dentro. Dove cazzo è? IES underscore 2. Apriamolo, vediamo che cazzo dice.
teoria dovrei avergli già detto qual è la porta seriale, quindi dovrebbe già essere configurata. Il rumore che avete sentito è il cazzo di sedile che sta crepando. Ora io l'ho lanciato, ma qua non apre un cazzo di niente, ma l'hard disk sta ancora frullando, perché questo portatile è lento come la merda, quindi dobbiamo solamente avere pazienza. 14 anni dopo, ecco che abbiamo la schermata del software sul cui seleziono magneti Marelli single point injection, perché questa macchina ha un mono iniettore. Bene, COM3 dovrebbe essere giusta. A questo punto io gli dico connetti, vediamo che cazzo fa. F10 turn on the ignition. Ecco. Oh, abbiamo delle cose. Attenzione, siamo connessi. A questo punto io voglio vedere subito gli errori. No code received or link down. E questo è quando io ho modificato il... quando ho toccato qua sotto il code, ho fatto un video in cui cambiavo il contatto dell'accensione e ho modificato il code receiver. Quindi questo è quell'errore. Non mi dà la data, ma io adesso lo cancello. Come si cancellano gli errori? Bastardo, dimmi come cancellare gli errori. Pulisci, perfetto. Errori cancellati. Ora, parametri, io voglio velocità del motore, engine speed. Poi voglio pressione assoluta manifold, ma sì, temperatura dell'aria. Temperatura dell'acqua, quella che mi interessa di più, perché voglio verificare se corrisponde a quanto scritto qui. E mi dice 19 gradi perché attualmente qui fuori c'è questa temperatura. Tensione della batteria, perché no? 11,94, beh, non male. Idle stepper motor position, questa è la posizione del motorino di controllo del minimo, ma non me ne fotte niente. Idle engine speed e il suo offset, lo voglio vedere. Poi idle engine speed è la velocità del minimo. Stepper AC non mi interessa, AC sarebbe air conditioning, suppongo, quindi aria condizionata. Sensor signal guide, total min max, lambda sensor, air conditioning non ce l'ho il condizionatore. Va bene, questo è tutto ciò che voglio vedere. E quindi grafici. E quindi accendo la macchina, io suppongo. E vediamo che cazzo succede. A meno che non debba dirgli qualcosa. Va bene, ma i parametri li posso vedere qua. Ecco. Bene. Gli RPM. Oh, gli RPM ci sono. Ok. La temperatura dell'acqua sta già salendo, è a 21. Ma ora vediamo che cosa succede più avanti. Oh, direi che funziona. Con molte bestemmie, ma direi che funziona. 50 gradi. Vabbè, vediamo tra un po'. Gradi, temperatura acqua. Perfetto. Quasi 90 gradi. E lui segna 88. Quindi direi ottimo. Questo vuol dire che lui, che è tarai con il metodo della bollitura, funziona bene. Non ho fatto un video allora, ho fatto delle foto. Praticamente ho collegato il cruscotto alla 12 volt, ho inserito il sensore di temperatura del motore, l'ho fatto bollire e in base a ciò ho tarato la lancetta dell'indicatore per segnare la corretta temperatura. Si è aperto il termostato, evidentemente.
perché la temperatura è andata giù e infatti 82 gradi adesso. Almeno spero che si sia aperto il termostato, perché sennò va bene, vedremo. Aspettiamo ancora un po'. Comunque questa cosa è spettacolare. Ho capito anche come fare i grafici. I grafici sono qua, si segna quello che si vuole, tipo temperatura dell'acqua, e si fa start. E lui parte. Parte e fa il grafico della temperatura dell'acqua. Da 82 a 83, adesso lui si autoregola questa scala, per cui questi picchi spariranno. Sarei dovuto partire da zero, ma insomma, sti cazzi, funziona. A questo punto lui dice 87 gradi. Qui dice 87 gradi, errore di parallasse, eccetera. Sì, siamo a 90, dai, va bene. È un po' conservativo, va bene così. Ma adesso, fra poco, dovrebbe partire la ventola di raffreddamento. Che se non mi sbaglio è tarata 87 gradi. Però si sa, questi oggetti non hanno una grossa tolleranza. Ecco, è partita. Partita 89, va bene. E ora la temperatura scenderà. Insomma, non è scesa manco un po', però... Beh, sì, insomma, siamo fermi, quindi va anche bene. 88 gradi, è partita di nuovo. Qui siamo fissi sui 90, ma comunque sono 88. Bene, sono contento sia perché il sistema funziona nonostante il maledetto connettore che ho dovuto modificare, sia perché lui è tarato veramente alla perfezione e mi segna la corretta temperatura. Perché, se non sbaglio, questo sensore che viene letto della temperatura dell'acqua è quello che legge la centralina e non è il bulbo. Questo è ovvio che non è questo, perché questo ha un solo filo che va qui e non ha nessun filo che va alla centralina. Quindi la centralina ha un suo sensore di temperatura indipendente per la lettura elettronica. Quindi sono contento del fatto che lui è giusto in base a quello che dice la centralina. E poi vabbè, non ho errori nella diagnostica. La sonda lambda sembra funzionare. E direi che questo test si conclude così. Adesso dovrò trovare un modo per sistemare la faccenda del connettore che ho dovuto castrare in quel modo orripilante. Però bene, questo è praticamente il sistema con cui si fa la diagnostica su queste vecchie macchine con la centralina OBD1. Ripeto, il software che è installato si chiama IAVSCAN2 ed è un pacchetto zip che ho scaricato da qualche parte, adesso non mi ricordo dove l'ho trovato, ma se ci riesco metto tutto nelle descrizioni e probabilmente metterò una copia nel mio sito, così starà sempre lì. Questa è una macchina con Windows 7 molto vecchia. Ho potuto installare Windows 7 perché avevo questo sotto mano, aveva il Windows 95 ma il software girava male, ho provato tanti software, non andavano bene, avevo difficoltà a fargli riconoscere il cavetto USB perché serve un driver. E per il resto questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto vabbè, insomma, se vi va mettete un like, perché mi fa piacere. Se non vi va non mettetelo. L'importante è che vi sia piaciuto quello che ho fatto, perché a me piace. La cosa più importante è che a me è piaciuto. Comunque voi non potete capire quanto sto godendo di questa cosa, soprattutto nel vedere che la temperatura dell'acqua è perfetta in base a quanto indicato sul cruscotto. Perché quando montai l'indicatore con il bulbo recuperato da un'altra macchina allo sfascio di rottami,
questo indicatore segnava un po' troppo, segnava già 100-110, e quindi io mi sono detto: ma possibile che sto motore, appena rifatta la testata, mi segna così tanto? E così ho estratto il cruscotto, l'ho fatto bollire il sensore a 100 gradi, calcolando l'altitudine, sono riuscito a sistemarlo. Cosa ho fatto per tarare il bulbo? Vi faccio vedere il bulbo. Il sensore della temperatura del cruscotto è questo, mentre credo che il sensore della temperatura della centralina elettronica sia questo o qualcosa del genere. Comunque, questo è un bulbo che è stato recuperato da un motore di non mi ricordo quale auto. Come ho fatto a tarare questo bulbo? Anzi, come ho fatto a tarare l'indicatore rispetto a quel bulbo? Ho staccato il cruscotto, l'ho alimentato a 12 volt con un alimentatore. Ho preso il bulbo, l'ho fatto bollire in acqua. Adesso però spengo perché mi sono rotto il cazzo. Dicevo che ho fatto bollire il bulbo in acqua. Arrivato alla temperatura di ebollizione, io dico: ok, sono 100 gradi. In realtà non sono proprio a 100 gradi, perché mi trovavo a un'altitudine di circa 700 metri. Quindi è un po' meno di 100 gradi, sono circa 99-98 gradi. Adesso non mi ricordo, c'è un calcolo da fare. Quindi, con il bulbo in acqua bollente, in ebollizione, misurato con un termometro come si deve, ma non c'è bisogno perché l'acqua bolle, acqua distillata tra l'altro, ho preso questa lancetta, l'ho scippata e l'ho girata posizionandola all'incirca sui 100 gradi, leggermente di meno perché, come ho detto, ero a 700 metri di altitudine. Vabbè, questa è una finezza, un'esagerazione, una stronzata, quindi volendo potete anche fare in questo modo. A questo punto siete sicuri che 100 gradi che leggete qui sono 100 gradi di acqua in ebollizione dove andate a leggere. Vi auguro di non leggere mai 100 gradi, logicamente, perché sarebbe un pelino troppo, anche se usate del liquido di raffreddamento la cui temperatura di ebollizione è superiore, ma comunque 100 gradi secondo me non è una bella cosa. Pensate che al posto di quel bulbo questa macchina montava un interruttore, un termico, che accendeva la spia di temperatura, che era questa qui, che ora non è più utilizzata. E la spia accendeva a ben 121 gradi. Ora, 121 gradi a casa mia significa distruzione del motore. E questa è una stronzata colossale. Per cui ho preferito montare il termometro, che è stato preso dal termometro, credo, di un cruscotto di una Fiat Panda 4x4, modificando leggermente la circuiteria all'interno. È una cosa un po' complicata. C'è un post sul Fiat Panda Club dove spiego esattamente ciò che ho dovuto fare. Avrei dovuto fare un video, lo so, ma allora non ci pensavo e quindi non l'ho fatto. Bene, questo esperimento finisce qui. Lui mi dice no eco response perché ho spento, quindi devo premere F10 per disconnettere e F11 per tornare al software. Questa roba funziona. Fiat Code Immobilizer, sta a vedere che riesco a cambiarlo da qui. Se gli do F10, vediamo che cazzo succede. Oh. E cosa vuol dire? Errori, test, niente, grafici, niente, impostazioni, niente, parametri, error counter. Boh, Fiat Code Immobilizer. Chissà che cazzo serve, va bene, disconnect. Vediamo se mi preme F11. Beh, non c'è nient'altro. Ci sono altri tipi di iniezioni elettroniche, ma la mia è questa, la single point injection. Log abilitato. Ah.
modalità compatibile, non l'ho usata. Qui ci sono un pugno di spiegazioni che insomma non diciamo che per ora non sono state necessarie, poi me le studierò. Va bene, grazie per aver visto questo video, sperando che non sia stato annoiante e a causa della mancanza di rutti, e cercherò di rifarmi col prossimo, che potrebbe riguardare questo macello. Ora, io avrò già salutato 2 o 3 volte in questo video, ma non ho ancora finito in realtà. Prima di tutto perché devo raccogliere la spazzatura. Secondo, perché io voglio provare a sventrare questo connettore con la modalità Fidel Castro, utilizzando il mio coltellino svizzero e cercando di farmi malissimo. Quindi voi nel frattempo fate questa cosa, mettete in pausa e mettete un bel like, così io sono contento. Quindi ripeto, mettete in pausa questo fottuto video e lasciate immediatamente un like, altrimenti questo gatto creperà. Ho sventrato il connettore, l'ho sventrato con il coltellino svizzero, adesso vediamo se rimettendo i cavetti all'interno riesco a farlo funzionare. Oh, ed ecco che dopo le adeguate bestemmie sono riuscito a reinserire questi. Ora il cavetto nero è entrato troppo in dentro, ma sti cazzi, perché io questo connettore lo cambierò appena possibile. Sono riuscito a infilare questo in questo schifo qua, che comunque funziona, fa cagare, ma funziona. Vediamo, ci posso riprovare un attimo, vediamo, riesco anche a farvelo vedere come si ficca. Ficchiamolo. Ecco fatto. Da questo punto lo riprovo al volo per vedere se funziona. Quindi ricollego l'alimentazione. Negativo, positivo. Lui si accende. Comunque questo connettore andrà cambiato. E a questo punto vediamo se funziona. Ecco qua. Aspettiamo che questo cesso di Windows si avvii. Una prossima cosa che potrei fare è provare i software Linux. Quindi capire come fare. Attiva Windows. Ma vai a fare in culo, tu e attiva Windows. Cose da pazzi, attiva Windows. Questa copia non è attiva, non è autentica. Ma che cosa me ne sbatte? Ok, ficco la porta USB. Perfetto. Carichiamo il fottuto software. IAVSCAN2. Si chiama IES2. Questo lo chiudiamo. E aspettiamo che carichi. Ok, ha caricato veloce. Selezioniamo centralina. Connetti. E dopo aver presso connetti, lui ha detto connetti. Perché me lo dà già connesso? Ok, va bene, devo accendere. Ok, c'è qualcosa che non va. Evidentemente non fa contatto. No, è perché devo selezionare questo. Errore. Quindi falsi contatti. Va bene, quel connettore è una merda. Vaffanculo. Disconnect.
E niente, con violenza estirpo questo e a questo punto dovrò cambiare connettore.